Buongiorno, stamattina mi sono fatta il cappuccino dopo più di una settimana che non lo prendevo perché in vacanza non l'abbiamo mai fatto in camera e non l'abbiamo mai preso al bar. Siamo rientrati dalle vacanze, non avevo il latte in casa, ho aspettato qualche giorno prima di andare a fare la spesa e stamattina finalmente il mio cappuccino che prendo sempre super volentieri, poi guardate che schiuma pazzesca ogni volta che riesco ad ottenere con l'arioccino di Nespresso e poi brioche perché stamattina ho fatto l'analisi del sangue, solite analisi di routine mensili e non ho avuto tempo di passare in pasticceria o comunque in forneria a prendere la brioche e quindi ho preso lei, che tra l'altro devo dire che mi piace molto, l'ho presa proprio ieri al supermercato e quindi sapendo insomma di avere queste non sono passata insomma a prendere la brioche. Ora colazione. Colazione fatta. Ora devo dare una riordinata alla cucina e anche il tavolino dove fa colazione Tommy. Perché guardate un po', questa è la situazione. Dopo preparo lui perché ancora con il pigiamino stamattina si è svegliato con sé. Io appunto sono uscita per fare le analisi. Ho fatto colazione in pigiama, devo ancora cambiarlo. Anche perché poi oggi andiamo dai nonni a pranzo, così insomma vede anche loro rientrati dalle vacanze. In realtà li ha già visti, abbiamo già visto anche le cagnoline, siamo andati a recuperarle ancora qualche giorno fa, che sono stati tutta la settimana dai a casa dei miei. Loro si trovano benissimo anche là, quindi quando dobbiamo fare un viaggio le porto da loro perché so che stanno bene, che insomma, è come per loro essere in vacanza, ci stanno volentieri, quindi io riesco, cioè noi riusciamo a partire tranquilli su questo aspetto delle cagnoline perché so che sono in buone mani, poi appunto loro stanno davvero, davvero, davvero bene, forse fin troppo. Quindi siamo andati a recuperare, lui è emozionatissimo, Tommy quando ha visto poi Joy e Mocha, perché dopo una settimana senza vederle si è emozionato, tutto contento. Comunque le vacanze ormai sono andate, sono soltanto un lontano ricordo, anche se siamo rientrati solo da una settimana circa. Però ormai abbiamo ripreso ufficialmente la routine, Ste ho già ricominciato a lavorare, io pure. Infatti oggi ricominciamo anche con Gigi Lab, che in realtà è stato in pausa, ma non proprio del tutto, qualcosina mia sorella comunque ha lo stesso fatto, però da oggi riprendiamo ufficialmente la routine, riprendiamo il ritmo. Lui che mi ribalta tutto, grazie Tommy, grazie. Cosa ribalti? Ora devi sistemare tutto, vero? Ora ne approfitto per farvi vedere il fotolibro che ho fatto realizzare sul sito di Photosì dedicato alla nostra vacanza in Sardegna. Ne voglio fare un altro uguale dedicato alla vacanza a Minorca, però ancora devo selezionare le foto. Nel frattempo ne approfitto per farvi vedere questo che è meraviglioso, ragazzi, è davvero bello, 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 bello. E ho racchiuso un po' tutte le foto, le nostre foto preferite scattate durante la vacanza in Sardegna, così da avere il ricordo di questa vacanza su carta da sfogliare, perché è tutta un'altra cosa rispetto ad avere le foto sul telefono. Ora ve lo mostro perché ci sono anche alcune foto dedicate alla seconda gravidanza. Ebbene sì, vi ho accennato insomma che sono ancora in dolce attesa, però di questo voglio parlarne in un altro video, quindi uscirà poi un video dedicato alla seconda gravidanza nei prossimi giorni. Guardate che meraviglia il fotolibro della Sardegna. L'ho personalizzato sul sito di Photosì, qui in descrizione vi lascio il link. Ho già provato il loro sito varie volte, trovate sia sito che app. In realtà ho fatto il fotolibro direttamente dall'applicazione. In 10 minuti ho inserito tutte le foto e ho preparato il fotolibro, quindi velocissimo, anche perché in automatico lui vi organizza tutte le foto in ordine cronologico, quindi non perdete neanche tempo a mettere le foto una ad una. In meno di 10 minuti io avevo l'album pronto, spedizione velocissima, consegna nel giro di qualche giorno dall'ordine, quindi anche sotto questo aspetto ve lo consiglio. Avevo già provato Photosì in passato, avevo ordinato delle stampe con cornice inclusa, molto molto belle, qualità di stampa davvero alta, e ho notato la stessa qualità anche nel fotolibro. Il fotolibro può essere personalizzato ovviamente sia nel layout, nella copertina, nei colori, anche nel formato.
Io ho scelto il formato 32x24, quindi questo rettangolare, c'è anche la versione quadrata. Ha la copertina rigida, ad apertura ultra piatta e le stampe sono tutte su carta opaca. C'è la possibilità di avere anche la carta lucida, però io personalmente preferisco la versione su carta opaca. E ovviamente sono partita dalle primissime foto scattate ancora in aeroporto, qui stavamo aspettando di prendere l'aereo. È un bellissimo ricordo, secondo me, questo da avere, ma e rivedere tutte le foto scattate negli anni precedenti, anche perché sul telefono è bello averle, io le tengo, non le cancello, però averle stampate su carta e risfogliare, poterle poi quindi sfogliare, insomma, è tutta un'altra cosa ed è un bellissimo ricordo sicuramente da avere e perché no anche da regalare. Io vi consiglio di dare un'occhiata a Photosì perché trovate tantissimi prodotti tra cui scegliere, non solo fotolibri ma tante altre cose, e vi lascio anche un codice sconto. Con il mio codice Giada 10 avrete 10 euro di sconto da utilizzare su qualsiasi prodotto, non c'è una scadenza. Lo sconto è valido per ordini superiori ai 35 euro, escluse le spese di spedizione. Avete appunto questi 10 euro in meno che vi verranno scalati poi dal vostro totale. Il fotolibro ovviamente può essere personalizzato nel layout, nei colori. Io ho scelto il modello minimal, quindi quello con sfondo bianco. Potete aggiungere le scritte, avere lo sfondo di colori diversi pagina per pagina. Io ho fatto tutto sul bianco ed è appunto molto molto semplice, il più minimal possibile. Chi è questo? È Tommy. Tommy, la mamma. Papà! E Tommy! Che bei ricordi questi da sfogliare comunque. Anche perché, come vedete, Tommy stesso si riconosce, riconosce il papà. E anche lui li sfoglia molto volentieri. Tra l'altro, non ho messo solo le foto proprio della nostra vacanza in Sardegna, ma anche gli scatti, adesso ve li faccio vedere meglio, gli scatti dedicati alla gravidanza, visto che abbiamo fatto un po' di foto in spiaggia verso il tramonto, erano talmente belle che ho voluto includerle all'interno di questo album. Queste sono appunto le foto invece dedicate un po' alla seconda gravidanza, guardate che belle queste con l'ecografia, tutti e tre insieme. Questa di Benetomi, ad esempio, la trovo dolcissima. Molto molto bella, guardate che qualità di stampa, che belli i colori. Inoltre potete anche fare stampare le foto così, quindi una foto unica su entrambe le pagine. Questa è una foto panorama della spiaggia, guardate che meraviglia di colori, e anche così stampata sull'intera pagina mi piace tantissimo. Quindi è un ottimo prodotto da regalare o da autoregalarsi, che vi consiglio. Io ormai, da quando ho iniziato a stampare i fotolibri, non posso più farne a meno. Vi mostro anche la modifica che ho portato nella cameretta di Tommy per quanto riguarda questa parete. Ho fatto questo piccolo spostamento prima di partire per le vacanze. Infatti prima il lettino era al centro della parete, qui dietro c'era una lampada da terra, c'era un'altra mensolina con le nuvolette e poi qui c'era la libreria. Ho spostato la libreria, ad esempio l'ho messa da questa parte, ho spostato il letto tutto contro il muro, ho tolto una mensolina perché non ci stava, andava a contatto con la struttura del letto, e ho spostato qui questo contenitore dove ci sono un po' di giochi di Tommy. Tra l'altro, la vogliamo dire la super novità a Tommy? Ha iniziato a dormire nel suo lettino, grazie amore, ha iniziato a dormire nel suo lettino non solo durante il pisolino del pomeriggio ma anche la sera, quindi si addormenta nel lettone con noi, poi io lo porto di qua, lo metto nel suo lettino e lui dorme di solito fino alle 5, 5 e mezza del mattino, poi si sveglia, scende dal letto e ci raggiunge poi in camera da letto, allora per quell'ora lì lo tengo nel letto con noi ed è davvero bravo perché non è, cioè ci sta, non si è mai lamentato, appunto quando si sveglia però viene a cercarci giustamente, ormai è circa una settimana che stiamo facendo, che insomma stiamo provando a farlo dormire qui e devo dire che sta andando molto bene perché sei molto bravo. Ora però togliamo la bavaglietta
e ci prepariamo. Dopo aver fatto colazione, una cosa che devo fare sempre, per forza, prima di uscire di casa, è pulire il tavolino dove fa colazione Tommy al mattino. Ormai si è abituato a mangiare sul suo tavolino, mentre invece durante i pasti di pranzo e cena mangia ancora su nel seggiolone accanto a noi sull'isola. Quindi pulisco la sua zona della colazione, passo la Tineco, fondamentale, perché con una sola passata riesco a pulire il pavimento, aspirarlo dalle briciole che puntualmente ogni mattina Tommy mi fa, e allo stesso tempo riesco anche ad andare a togliere le macchie, quindi davvero comodissima, per me è una grande alleata, non potrei più farne a meno. Pulisco quindi tutto il pavimento della cucina e poi passo a preparare Tommy, quindi a fatica gli tolgo il pigiamino, perché ultimamente non vuole saperne di togliersi il pigiama per vestirsi. Cerco comunque di coinvolgerlo, quindi gli faccio ad esempio mettere nella cesta della biancheria i vestiti sporchi, cambio il pannolino, scelgo il look per la giornata di oggi, gli metto un po' di profumo, così lui è pronto, può giocare intanto che io finisco di preparare e sistemare un attimo casa, anche se più di tanto devo ammettere che con lui non riesco a fare, specialmente quando sono da sola riesco a combinare davvero ben poco, perché Tommy è un bimbo molto molto vivace, non bisogna lasciarlo da solo neanche un attimo. E dopo che lui si è preparato torno in cucina e sciacquo tutte le cose che avevo utilizzato per fare la colazione, che erano ancora nel lavandino. Non riesco ad andare via con il lavandino pieno di cose da lavare, quindi ho una sciacquata. Nel frattempo, come avete visto, Tommy ha fatto cadere il cavalletto, cose all'ordine del giorno. Finisco di passare il pavimento della cucina, ho preparato il suo zainetto, che viene ovviamente con noi indispensabile, con un cambio e qualche giochino. Finisco di preparare le ultime cose, ci mettiamo le scarpe. Tommy ormai sa dove trovare le sue scarpine, quindi va a prendersele in autonomia, e poi io ovviamente ancora gliele metto perché è ancora piccolino, non riesce da solo, ma devo dire che ogni tanto ci prova, e così siamo pronti per uscire finalmente. Tommy pronto, io sono pronta. Adesso andiamo. Un attimino di pazienza, ho preparato tutte le cose che dobbiamo portarci, quindi il mio computer e lo zaino di Tommy per il cambio. Ora vi faccio vedere l'outfit che abbiamo scelto oggi per Tommy e poi scappiamo dai nonni perché è già ora di pranzo, siamo sempre in ritardo. Ed ecco qui Tommy pronto per andare dai nonni con la sua magliettina un po' morbidina bianca, pantalone comodo, le scarpine di Nike, un fit check bellissimo Tommy questo. Siamo un po' riusciti a sistemare i capelli perché sono diventati lunghissimi, ma vorrei farglieli crescere ancora un pochettino, quindi non li ho più tagliati da circa un paio di mesi. Io e Tommy, che sta arrivando, eccolo qui, vi salutiamo. Grazie per essere stati con noi in questo video, speriamo di avervi tenuto compagnia, siete stati con noi questa mattina e avete visto un po' quello che combino o riesco a combinare il mattino quando sono da sola a casa con Tommy. Vi mandiamo un grandissimo bacione, mandiamo un bacione grande e ci vediamo molto presto. Ciao, saluta Tommy, salutali. Ciao ciao.